Bentrovati. Oggi parliamo di tumore dei polmoni. Nei primi 5 mesi del 2020 sono stati effettuati 1.400.000 esami di screening in meno rispetto al 2019. Questo è un dato allarmante che ha avuto e ancora pesanti ripercussioni su tutti i pazienti oncologici. Su questi temi si è svolto di recente un webinar dal titolo iCube: Comunicare il valore dell'innovazione nella cura del tumore del polmone. A preoccupare gli esperti è soprattutto il rischio che i tanti benefici ottenuti in questi anni grazie alle nuove terapie in termini di sopravvivenza per il tumore al polmone vadano persi a causa del ritardo diagnostico e terapeutico dovuto alla pandemia da coronavirus. Oggi abbiamo il piacere di intervistare il professor Massimo Di Maio, segretario nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica e direttore dell'oncologia dell'Ospedale Mauriziano di Torino. Benvenuto professore. Grazie. Allora, Buonasera. partiamo intanto da qualche numero. Ci dia qualche dato sulla sopravvivenza dei pazienti con tumore al polmone e anche di quelli con tumore del polmone non a piccole cellule localmente avanzato, che sono circa un terzo dei casi. Sì, il tumore del polmone, purtroppo, come sappiamo, rimane uno dei tumori nel complesso a prognosi più sfavorevole, quindi sicuramente rimane un grosso problema sociale. Però, negli ultimi anni abbiamo visto dei progressi molto incoraggianti, in primis nel trattamento della malattia, metastatica, e sappiamo che in molti casi alla diagnosi purtroppo sono già metastatici. Negli ultimi anni abbiamo visto importanti progressi con disponibilità di farmaci a bersaglio molecolare, nonché con l'importante novità dell'immunoterapia. E va detto che negli ultimi anni anche un setting particolarmente, tra virgolette, orfano, come quello dei pazienti con una malattia localmente avanzata, che vuol dire una malattia purtroppo non operabile, ma per fortuna senza metastasi al di fuori del torace. Questi pazienti per tanti anni non hanno avuto altre alternative del solo trattamento di chemioterapia e radioterapia. E invece negli ultimi anni per fortuna si è avuto un'importante innovazione rappresentata dall'introduzione di un farmaco immunoterapico anche per questi pazienti. In particolare il farmaco è il Durvalumab, un anticorpo anti-PD-L1, quindi un cosiddetto inibitore dell'immune checkpoint, che ha dimostrato un netto beneficio, quindi non soltanto significativo dal punto di vista statistico, ma anche clinicamente rilevante, nei pazienti che completino il programma di chemio e radioterapia per appunto la malattia localmente avanzata. Con un beneficio che dicevo molto importante perché abbiamo visto da poco i dati con un follow-up a 4 anni dall'inizio dello studio e si è visto che circa un paziente su due è ancora vivo, con una percentuale molto più alta, di oltre 13 punti percentuali rispetto alla sola chemioradioterapia, e oltre un paziente su tre, risulta ancora con malattia controllata a distanza di 4 anni. Quindi sicuramente una chance importante per, provare a dare una possibilità anche di, controllo di lunga durata e di chance di beneficio a lungo termine per questi pazienti. Bene, questa è un'ottima notizia e ne sentiamo davvero il bisogno in questo periodo così, così difficile, anche perché durante la pandemia, sentivo nel corso del convegno a cui anche lei ha partecipato che ci sono stati numerosi ritardi nelle diagnosi, ma anche nella continuità delle cure per tutti i pazienti, oncologici e non solo. Ma quelli che hanno pagato forse il prezzo più alto sono anche i pazienti in cura con i farmaci infusionali, come sono anche gli immunoterapici, no? Quindi, perché devono recarsi per forza in ospedale per poterla fare. Quindi, adesso che ci stiamo avviando in questa fase, in questa seconda ondata, con la ripresa dei contagi, le difficoltà degli ospedali, eccetera, stiamo andando un po', c'è il pericolo che questi ritardi si ripresentino e quindi che si perdano un po' i benefici, i vantaggi che abbiamo ottenuto in questi ultimi anni. Grazie per la domanda che è molto importante perché tutti siamo molto in ansia per come potremo affrontare questo periodo. Diciamo che nella prima ondata, quella della scorsa primavera, eravamo del tutto impreparati e in molti casi in dubbio
se far venire i pazienti in ospedale per garantirgli i trattamenti oppure se proteggerli lasciandoli a casa. Abbiamo convenuto, abbiamo capito anche confrontandoci come comunità oncologica italiana, ma direi anche mondiale, che i trattamenti di efficacia provata, i trattamenti che garantiscono un controllo di malattie importante e delle chance e aspettative di vita importanti vanno garantiti. Naturalmente vanno garantiti in sicurezza. Quindi ogni sforzo è stato fatto e sono sicuro sarà fatto anche nei mesi che verranno per garantire dei percorsi sicuri ai pazienti oncologici negli ospedali. Quindi dobbiamo fare in modo che il paziente, come diceva lei, deve venire in ospedale per fare un trattamento infusionale, lo possa fare in sicurezza e quindi senza far sì che i danni causati da questa emergenza si ripercuotano anche sulla prognosi e sulle chance di buon trattamento che questi pazienti possono in realtà avere. Ci sono dei dati che mettono in collegamento l'immunoterapia, i pazienti che seguono l'immunoterapia e il Covid? Sì, ci sono dei dati, chiaramente non avevamo nessun tipo di dato fino a qualche mese fa e poi invece grazie all'esperienza purtroppo che molti di noi nel mondo, in Italia, hanno fatto in questi mesi, specialmente nella scorsa primavera, delle evidenze in letteratura si sono accumulate e ci dicono che ovviamente i pazienti oncologici possono essere a rischio importante per l'outcome quando venissero colpiti dall'infezione mentre affrontano il loro percorso di malattia e di terapia. Ci sono casistiche che hanno evidenziato delle percentuali di mortalità purtroppo molto alte, mi riferisco in particolare al tumore del polmone e mi riferisco in particolare a dei pazienti che erano in trattamento attivo per il loro tumore del polmone, quindi parliamo di chemioterapie, parliamo di immunoterapie. Quindi il messaggio in fondo si può ricondurre a quello che dicevo prima, cioè che sicuramente ogni sforzo va fatto per garantire questi trattamenti in sicurezza a questi pazienti. Quanto questo sarà possibile in una fase in cui i numeri stanno aumentando in maniera clamorosa, come stiamo vedendo in questi giorni che stanno purtroppo segnando l'inizio di questa seconda ondata, è tutto da vedere, però è nostro dovere da una parte selezionare quei trattamenti che veramente vanno garantiti perché sono molto efficaci e dall'altro, come dicevo prima, garantire dei percorsi in sicurezza per tutti i pazienti oncologici. Allora, secondo gli ultimi dati dell'AIHM, quest'anno avremo oltre 40.000 nuove diagnosi di tumore del polmone, che è la terza neoplasia più diffusa fra tutti gli italiani dopo il tumore al seno e quello del colon retto. Però dicevamo la sopravvivenza è aumentata. Abbiamo detto anche grazie ai progressi delle terapie, immagino anche grazie ad una diagnosi più precoce. Le faccio allora una domanda sulla prevenzione, perché vediamo che sono in aumento questi i tumori del polmone e allora come fare una corretta prevenzione? Allora sì, i numeri ci dicono che purtroppo il tumore del polmone rimane un problema sociale molto, molto importante. Tra l'altro i numeri italiani che quest'anno abbiamo visto nella annuale pubblicazione dei numeri del cancro in Italia che AIHM fa grazie alla importante collaborazione con AIFTUM ti fanno vedere che i dati per i maschi sono incoraggianti perché documentano questa progressiva diminuzione negli anni, mentre purtroppo sono molto allarmanti per il sesso femminile, perché a seguito della modifica delle abitudini al fumo, specialmente nelle giovani donne negli ultimi decenni, purtroppo in Italia il tumore del polmone nelle donne continua ad aumentare. Quindi la notizia buona è, come dicevo prima, che abbiamo dei trattamenti sicuramente efficaci. Per esempio, sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine quest'anno è comparso il dato della incidenza e della mortalità negli ultimi anni negli Stati Uniti, si è visto, direi per la prima volta, che la mortalità è diminuita negli ultimi anni più di quanto non sia diminuita l'incidenza. Vuol dire che non è soltanto dovuto al minor numero di casi, ma i casi che ci sono vengono trattati meglio e quindi hanno delle aspettative di vita migliori. Però questo non deve essere sicuramente un motivo per abbassare la guardia sulla prevenzione, perché purtroppo segreto del successo contro il tumore del polmone
penso che non sarà mai solo e soltanto il miglioramento delle chance terapeutiche, ma deve essere sicuramente quello della lotta in termini di prevenzione. La gran parte dei casi, non tutti ovviamente, ma una buona parte dei casi sono attribuibili al fumo, e quindi è dovere di tutti noi come operatori sanitari e ma anche come cittadini ricordarci dell'importanza della cessazione del fumo per ridurre negli anni i numeri terribili di questa malattia. Diciamo che purtroppo il periodo di lockdown e tutte le difficoltà che stiamo vivendo sicuramente non hanno, anzi hanno potuto probabilmente, hanno fatto aumentare il numero di fumatori o comunque anche il numero di sigarette fumate, perché siamo tutti preoccupati, più stressati, è un comportamento sbagliato, lo chiariamo. Però i dati ci dicono che molte persone durante questi mesi hanno preso delle cattive abitudini o comunque le hanno peggiorate proprio per la difficile situazione nella quale ci troviamo. Però la prevenzione si può fare, si deve fare, e quindi un'ultima pillola, professor Di Maio, rivolta a questo punto alle donne, che sono quelle più, diciamo, da correggere sotto questo aspetto. Sì, perché come dicevo, sicuramente un po' in ritardo rispetto a questo cattivo esempio che abbiamo avuto dagli Stati Uniti, che in questo hanno in qualche modo preceduto purtroppo questo cambiamento delle abitudini nel resto del mondo occidentale. Anche in Italia abbiamo visto adesso come stia incrementando il numero dei casi di tumore del polmone nelle donne. Quindi sicuramente vale la pena di fare un appello alle ragazze, alle giovani donne in particolare, in primis a non iniziare a fumare, poi anche se avessero iniziato a smettere, perché è sempre opportuno smettere, non è mai tardi per smettere, perché è dimostrato che anche in chi ha fumato per un periodo di tempo più o meno lungo, smettere è sicuramente un grande investimento in termini di buona salute. Bene, grazie mille professore, e la aspettiamo per una prossima puntata di A Tutta Salute. Arrivederci. Arrivederci, grazie.